Eccoci ritrovati amici di pomeriggio, come abbiamo preannunciato prima, una puntata ricca di tanti ospiti. Vado a salutare l'amico Stefano Cianciotta, ben ritrovato, come stai? A voi, grazie dell'invito. Bene, bene. Allora, come dicevamo un po' fuori onda, mi piace affrontare delle tematiche personali, comunque anche con gli ospiti che ci vengono a trovare, e voglio raccontare oggi la storia di Stefano Cianciotta. Chi è Stefano Cianciotta? Innanzitutto penso di essere una persona molto fortunata, perché fin dall'infanzia ho avuto una bella famiglia, che è un elemento certamente fondamentale, no, nella crescita di una persona, e questo credo che mi abbia condizionato positivamente anche nell'approccio alla vita, perché se dovessi descrivermi con qualche caratterizzazione, sono una persona molto curiosa e anche molto entusiasta della vita in sé, e questo credo che sia un elemento che può fare la differenza, soprattutto quando ti confronti con altri soggetti, perché poi nella vita ognuno di noi, oltre al lavoro, anche nella vita privata, comunque frequenta tante persone, e nella frequentazione ho provato sempre a inserire elementi che in qualche modo aiutano le persone a stare bene. Io credo di essere una persona sostanzialmente molto felice, quindi questo forse lo devo anche ovviamente alla mia famiglia, e questo elemento da sempre un po' caratterizza il mio approccio alla vita. Non sono una persona spigolosa, non amo fare guerre, controversie, cerco sempre di trovare un punto di equilibrio, perché credo che in qualche modo l'equilibrio sia un elemento fondamentale della vita di ognuno di noi. Stefano Cianciotta, professore universitario, economista, amministratore, scrittore e amministratore delegato della Fiera. Tanti obiettivi che lei comunque sta portando avanti, qual è tra questi quelli che apprezza di più, cioè ama di più affrontare come argomento? Ma innanzitutto può sembrare retorico, però la crescita delle mie due figlie, che quindi quello magari del papà, non rientra nell'aspetto meramente pratico della vita professionale, sulle quali peraltro cerco anche in qualche modo di stimolarle. La prima ha 18 anni, Giulia, la seconda Sofia ne ha 11. Quello che credo che sia un elemento che ritorna al tema precedente, perché poi spostare il focus esclusivamente sul lavoro credo che non faccia bene sia alla persona che alla famiglia, e da questo punto di vista sia il contributo di mia moglie Agnese che quello delle ragazze mi aiutano certamente a svilupparmi da un punto di vista professionale, ma mi danno anche quella giusta dose di equilibrio che serve poi per stare all'interno della famiglia, dove credo di essere un genitore molto presente. A livello professionale, torniamo al tema precedente, io sono una persona estremamente curiosa, e quando dicevo che sono fortunato, la fortuna non si misura soltanto con quello che ti accade nella vita. Io ho perso per esempio un genitore molto presto rispetto ad altri della mia età, eppure mi sono goduto mio padre Tiberio fino a 20 anni, e quella capacità di avere un approccio positivo che lui aveva alla vita certamente me l'ha trasmessa, e in qualche modo credo che quella fortuna che ho ricevuto provo a darla agli altri, quindi credo che in qualche modo mi sento anche di restituire quello che ho avuto, e cerco di farlo ovviamente ogni giorno professionalmente con un'attenzione non maniacale, però mi piace che le persone lavorino bene, cioè che abbiano rispetto degli altri e che abbiano rispetto, io per primo, del lavoro che si svolge insieme. Credo molto nel valore della squadra, perché da solo oggettivamente puoi essere anche bravo ma non vai da nessuna parte. Lei ha parlato delle sue figlie, però bisogna anche capire che momento vive l'Abruzzo, perché lei conosce questo contesto economico, lo conosce benissimo, anche quello internazionale, perché molte volte l'abbiamo visto anche in altre emittenti televisive nazionali e internazionali proprio parlare delle problematiche del nostro paese, ma quindi anche a livello regionale. L'Abruzzo in questo momento, secondo me, ha molte frecce nel suo arco. Mi spiego meglio. Sotto il profilo della logistica integrata, che è un presupposto per cui la produzione possa raggiungere tutti i mercati globali, perché dopo la pandemia
inevitabilmente la produzione e la logistica sono diventati sostanzialmente un unicum, non è un caso che si sono sempre di più accorciate le filiere che invece prima si erano allungate a dismisura, penso soltanto alla produzione tessile di questa regione che per esempio era stata trasferita in est Europa, nell'est del mondo. Oggi l'Abruzzo, con l'accorciamento delle filiere e con un sistema logistico molto integrato, penso per esempio al porto di Vasto, sul quale ci sono stati degli investimenti molto significativi da parte della regione, che copre un'area molto ampia perché arriva dal nord della Puglia fino all'Abruzzo, peraltro toccando dei cluster industriali significativi, Termoli e la Val di Sangro, quindi tutta l'area dell'automotive, l'Abruzzo ha molti elementi che possono configurare un futuro positivo, anche perché sotto il profilo geopolitico il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo strategico rilevante. Oggi il 20% delle merci internazionali passano per il Mediterraneo e l'Abruzzo, che sta all'interno di questa nuova configurazione del perimetro del trasferimento delle merci, non può che utilizzare in modo intelligente questa posizione geografica che le è stata data. Non ultimo il fatto che in questa regione ci sia una presenza molto forte del sistema industriale. È una regione che per numero di multinazionali è al primo posto tra quelle meridionali, ha oggi un PIL e una crescita anche in termini di occupazione che la fanno configurare molto più vicino alla media nazionale e quindi alle regioni più industrializzate del nostro paese rispetto a quelle del meridione. Questo lo dicono sia i dati Istat che lo Svimez. Oggi l'Abruzzo, se riesce a mio giudizio a mettere davvero a fattore comune la presenza industriale con la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo del turismo e della cultura, che sono asset certamente strategici per questa regione, può diventare un elemento importante su quale costruire una sorta di caleidoscopio non solo in Italia ma credo almeno in Europa, perché non è facile trovare una regione piccola che ha poco più di 1 milione di abitanti con una presenza industriale che è sostanzialmente un quartiere di Roma, con una presenza industriale così forte. Noi abbiamo tutti i settori più importanti che oggi hanno delle performance significative: l'agroalimentare, abbiamo il terzo produttore di pasta al mondo che è De Cecco, abbiamo le principali multinazionali farmaceutiche sia nel cluster dell'Aquilano che nel Pescarese, peraltro Sanofi ha fatto un investimento molto importante, l'acceleratore principale per la produzione del Valox sta in Abruzzo e non negli impianti francesi. Abbiamo lo stabilimento per la produzione di veicoli commerciali leggeri più importante in Europa, che è quello della ex Sevelle della Val di Sangro. Intorno a questo c'è tutto un sistema di piccole e medie imprese che oggi, secondo me, se si dovesse ulteriormente sviluppare il settore turistico, e l'ultimo anno, grazie a investimenti importanti, quelli sui grandi eventi, sicuramente hanno cambiato il modo anche di percepire l'Abruzzo all'esterno. Penso ovviamente al Giro d'Italia, che quest'anno finalmente arriva anche a toccare Prati di Tipo dopo 49 anni, e i ritiri delle squadre di calcio, perché in Abruzzo non è venuto soltanto il Napoli, ma negli ultimi anni sono venute altre squadre e altre vorrebbero venire se ci fossero gli impianti. Questo vuol significare che la crescita del turismo inevitabilmente significa anche crescere in termini di servizi a un'offerta turistica che deve qualificarsi. Ma questo che lei sta dicendo per le nuove generazioni cosa significa dal punto di vista pratico? Cioè che l'Abruzzo ha un futuro che potrebbe essere molto importante per tutta la nostra regione, anche quindi per le nuove generazioni? Torno al discorso di mia figlia, perché quest'anno lei frequenta l'ultimo anno del liceo e vuole andare a studiare economia a Milano. Ovviamente noi siamo contenti, ci mancherebbe, però è fondamentale che questa regione non perda i ragazzi che in qualche modo rappresentano i talenti del futuro. Quindi qual è il consiglio che lei dà a sua figlia? Vai, ma torna? Se ci sono le condizioni, assolutamente sì, e secondo me le condizioni l'Abruzzo le avrà sempre di più, perché queste aziende di cui abbiamo parlato prima, ma anche tutto il sistema dell'indotto, inevitabilmente dovranno avere bisogno di manodopera specializzata.
visto che si parla tanto di intelligenza artificiale e di robotizzazione, ma anche di manager preparati a vincere le sfide del futuro. E sono sfide che si modificano a una velocità incredibile. Se ci fossimo incontrati 4 anni fa, oggi non avremmo parlato di pandemia, perché la pandemia è esplosa a fine 2019 in Cina, ma in Europa e in Italia è arrivata agli inizi di marzo, quindi avremmo immaginato un racconto completamente diverso del rapporto tra il sistema industriale e l'alta formazione. L'Abruzzo, secondo me, deve investire sulla qualità e il merito, che sono parole semplici ma poi nell'attuazione sono molto complicate. Oggi studiano nella nostra regione 45.000 studenti. L'Abruzzo è la regione italiana che ha il numero più alto di studenti universitari in relazione ai residenti. Risiedono 1.280.000 persone in questa regione, 45.000 sono studenti diversificati su 3 università e la quarta, che è il Gran Sasso Science Institute, che è una delle scuole di alta formazione. Questi talenti noi non li possiamo sprecare, noi dobbiamo, visto che si investe fortemente sulla tassazione universitaria e sui servizi universitari, noi li dobbiamo trasformare in potenza, non farli rimanere soltanto in potenza. Quindi quello che dico ai genitori abruzzesi: fategli fare anche un'esperienza fuori, ma non disconoscete il fatto che i vostri figli possano tornare a lavorare in Abruzzo, dove oggettivamente la qualità della vita è molto alta rispetto a altre aree del nostro paese. Lei ha anche un rapporto, possiamo dire, diretto col Ministero della Difesa, un ruolo importante che comunque sta portando avanti da diverso tempo. Io ho la fortuna da alcuni anni di insegnare al Centro di Alti Studi Strategici del Ministero della Difesa, che quest'anno è diventata una scuola riconosciuta tra le alte scuole universitarie italiane. Insegno geopolitica agli ufficiali della difesa all'interno di un master che prevede anche la partecipazione dei dirigenti delle società partecipate dello Stato, penso per esempio a Eni, Snam, la stessa Terna, che hanno rapporti con altri paesi, proprio perché la geopolitica oggi è molto pervasiva rispetto a qualche anno fa. Quindi per i manager affrontare anche questioni che riguardano il tema della difesa diventa strategico ai fini appunto della valorizzazione degli asset delle proprie aziende. L'anno scorso ero stato invitato dalla Fondazione Mattei al ricordo di Enrico Mattei, ognuno di noi sul palco doveva portare una parola che in qualche modo richiamasse l'esperienza di Mattei, e io ho voluto portare geopolitica perché, a mio giudizio, il manager contemporaneo anche della piccola azienda della provincia di Teramo, che però si confronta con un mercato globale, non può non valorizzare il termine, la conoscenza della geopolitica. Qualche anno fa questo faceva la differenza, oggi è una precondizione se vuoi lavorare a livello globale. E che il futuro, quindi, diciamo che anche la piccola azienda deve comunque interfacciarsi col mondo intero, perché adesso viviamo questo contesto, cosa che qualche anno fa non era possibile. Quello che stiamo provando a fare con la finanziaria regionale, tra le iniziative che abbiamo immaginato da mettere in campo, c'è sicuramente la managerializzazione e il rafforzamento della managerialità delle aziende, perché l'Abruzzo non ha soltanto multinazionali, ha 127.000 piccole imprese. Soprattutto perché il tessuto economico della provincia di Teramo è composto da piccole aziende. Queste piccole imprese devono lavorare per costruire un grande ecosistema industriale. Io l'anno scorso, insieme con altri 20 professionisti, alcuni abruzzesi che risiedevano fuori regione, con la prefazione di Luca De Meo, che è il numero uno di Renault, abbiamo costruito una piattaforma di sviluppo per un nuovo ecosistema industriale in Abruzzo. Beh, quella piattaforma può avere senso se le grandi imprese, le imprese per esempio di un cluster che in Abruzzo viene nominato poco, ma che pesa moltissimo, quello dell'aerospazio, che include 20 imprese che lavorano anche a livello NATO con gli Stati Uniti, se le riesce a far diventare tutt'uno con le imprese
dell'indotto. Noi abbiamo necessità di far crescere ulteriormente le imprese medie, perché crescendo le medie, aggregandosi, inevitabilmente creano le condizioni perché i piccoli possano crescere. Per fare questo c'è necessità non solo di sostenere la managerialità di quelle imprese, ma di ulteriormente crescere la qualità dell'offerta formativa. Io credo moltissimo nel valore dell'alta formazione, perché oggi in questa regione noi ci troviamo su un crinale decisivo: o l'alta formazione investe sulla qualità dell'offerta, noi non abbiamo più bisogno di superfetazioni di cattedre universitarie, noi dobbiamo portare, come era accaduto qualche decennio fa quando è nata anche l'università a Teramo, i migliori docenti, perché i migliori docenti alzano la qualità dell'offerta formativa, anche quelli giovani, e inevitabilmente attraggono i talenti. Attrarre i talenti oggi diventa decisivo per i territori, perché i territori che portano le persone che hanno voglia di misurarsi con le sfide del futuro sono i territori che possono certamente vincere la sfida della competitività, e questo si può fare oggi anche in provincia, perché ci sono le connessioni materiali, ci sono le connessioni digitali, non bisogna andare per forza nei grandi agglomerati urbani. Oggi è fondamentale avere le connessioni e avere la qualità dell'offerta formativa, quella che un amministratore oggi deve pretendere anche da un sistema universitario è l'investimento sulle persone più capaci, perché quelle più capaci inevitabilmente elevano la qualità e l'appetibilità di un territorio e inevitabilmente portano anche ricchezza e produzione di cultura. Cianciotto, siamo arrivati alla fine di questa intervista, il tempo è passato velocissimo, sono tantissimi gli argomenti che potremmo parlare, potremmo trattare con lei. Progetti futuri? Uno in particolare, c'è qualcosa? Ma intanto stiamo costruendo la finanziaria regionale del futuro dopo una fusione con Abruzzo Sviluppo, sulla quale pochissimi credevano, se ne discuteva da oltre un decennio. Siamo riusciti, anche grazie al consiglio di amministrazione della finanziaria precedente, oggi siamo riusciti a costruire un nuovo soggetto, la stiamo in qualche modo robustendo, abbiamo costruito un progetto di sviluppo industriale molto forte, il bilancio previsionale è tornato inutile, e da questo punto di vista credo che, avendo anche un ruolo importante all'interno della programmazione comunitaria, perché nel 2024 nella programmazione europea la FILA diventerà organismo intermedio, cioè significa che gestirà direttamente una parte rilevante di quel 1,80 miliardi di fondi comunitari di cui si è parlato moltissimo in queste settimane, avendo questo ruolo non solo creiamo le condizioni per un risanamento finanziario, ma credo che abbiamo creato le premesse perché questa struttura diventi propedeutica allo sviluppo economico e industriale, soprattutto delle piccole e medie imprese, come abbiamo detto prima. Io ringrazio Stefano Cianciotta, ci rivedremo un po' per approfondire proprio questo argomento che ci ha presentato alla fine di questa intervista. Assolutamente sì, anche perché abbiamo parlato pochissimo di FILA, ma insomma era giusto anche un po' parlare di noi, un'intervista diversa, diciamo, come no, diciamo assolutamente così. Vi ringrazio, grazie mille a Stefano Cianciotta. Adesso ci gustiamo il promo di Vite da Blogger di Maria Carannante.